Presidente, a nome di tutte le socie, vi porgo il benvenuto al 50° anniversario della FIDAPA di Bidabio, Federazione Italiana Donne, Arti, Professioni e Affari, Business Professional Women, sezione di Capri. Siamo in collegamento con le nostre figure istituzionali di riferimento, quindi cedo la parola via video WhatsApp alla Presidente FIDAPA del Distretto Sud-Ovest, Rossella Del Prete. Buonasera a tutte, grazie per l'invito. Sono dispiaciuta di non essere lì con voi a celebrare un anniversario così importante. Saluto innanzitutto tutte le autorità fidapine presenti stasera, tutte le autorità civili e religiose, tutte le socie della sezione di Capri che hanno portato fino ad oggi una sezione che si è sempre distinta per stile, per impegno
ma anche per grande amicizia e grande entusiasmo. Un abbraccio sincero lo porto e lo mando alla presidente uscente, a Maria Celeste, che è un'amica molto cara con la quale immediatamente si è instaurato un bel rapporto di amicizia, di affetto, e quindi sono veramente felice di portare a tutte voi il saluto del distretto sud-ovest, che come sapete e come tutte le sezioni e le attività fidapine volgono ormai al termine di un biennio molto particolare, molto faticoso, che ha anche rinviato la vostra festa del cinquantennale, sempre dovuto appunto a un ritardo dovuto ancora ai motivi scatenati dal Covid, da questa pandemia che ha colpito tutte, ma che non ha fermato le nostre attività. E quindi sono particolarmente felice di essere io la presidente distrettuale, appunto, anche se ormai uscente, a celebrare insieme a voi i 50 anni della sezione di Capri, che ha visto delle socie storiche di grande valore, che ha già premiato anche negli anni. Penso ad Adriana Di Fiore, che è una delle eccellenze della sezione di Capri, ma anche della stessa FIDAPA, e che ricordo con grande piacere. Quindi da parte mia l'augurio di una lunga vita fidapina, ancora per tanti e tanti anni, e un abbraccio affettuoso a tutte le socie e un abbraccio particolare alla carissima amica Maria Celeste Schettino. Grazie. Dovremmo adesso essere in collegamento con la presidente nazionale Maria Concetta Oliveri. Capirete che a causa delle distanze legate alla pandemia, ma anche perché siamo noi, come avete sentito dalla presidente distrettuale, siamo in clima preelettorale, perché fra pochi giorni, oltre al passaggio delle consegne, ci sono anche le elezioni che quest'anno l'Assemblea nazionale, che quest'anno avrà luogo proprio in Sicilia, e quindi c'è grande fermento perché mancano pochi giorni, per loro era anche molto complicato spostarsi, lasciare le sedie. Quindi la presidente Maria Concetta Oliveri, che adesso ascoltiamo nel video, ci saluterà. Prego. Cara Presidente e care socie della sezione di Capri e autorità presenti, vi giungo il mio saluto affettuoso dalla terra dalla mia terra, dalla terra della Sicilia. Mi è stato impossibile purtroppo essere con voi e poter celebrare questo bellissimo anniversario, perché raggiungere 50 anni non è un traguardo da poco e non è un traguardo che viene raggiunto da tutti. E quindi veramente io vi auguro di continuare su questa strada che avete già intrapreso 50 anni fa e che ha portato la vostra sezione a raggiungere vette elevate nell'ambito della nostra federazione. Il mio saluto va anche alle autorità istituzionali presenti, il signor sindaco che ho avuto il piacere di conoscere nella mia venuta precedente. Indubbiamente mi sarebbe piaciuto poter brindare con voi ad altri 50 anni di vita della vostra sezione, ma le condizioni prossimarsi del cambio di guardia nei nostri vertici e il realizzare l'assemblea mi hanno un po' frenato questa mia possibilità di venuta, ma vi auguro, vi ringrazio per tutto quello che avete fatto, per tutto quello che continuerete a fare, e vi dico tanti complimenti, e vi giungano tanti complimenti a Di Maiora, sempre. Un bacio. E qui in
sala invece abbiamo un'amica della FIDAPA, un'istituzione della FIDAPA, perché è la segretaria uscente del nostro distretto, ma è anche la neoeletta vicepresidente del nostro distretto. Quindi vorrei chiamare l'amica Pina Gemma Ruggero. Buonasera a tutti, autorità, autorità fidabine, presidente, mi conoscono quasi tutte. Sono orgogliosa di partecipare questa sera al vostro anniversario, anche perché molte delle presidente le conosco e ho avuto modo di collaborare con loro e fare delle attività insieme, tutti credo se lo ricordino. C'è Pina Sicca, c'è Anna Tamai, c'è Gianna Maria, la guardavo e non mi ricordavo. Poi c'è Marilena, poi c'è Anna Capone, Catuogno, abbiamo fatto quel convegno se ti ricordi, e poi c'è la, che non c'è, ma come se fosse presente, la mia amica Adriana Di Fiori, che io ricordo con molta amore, nel senso che io quando andavo a trovarla, lei si sedeva con me e trasmetteva delle cose attualissime e dei consigli bellissimi. Intanto non devo fare altro che complimentarmi con la sezione di Capri, che in questi 50 anni veramente ha suscitato il suo orgoglio di appartenenza attraverso le attività, cercando consensi, ma quel consenso che si ottiene col lavoro, con la credibilità, con l'affidabilità, la coesione, con tutto quello che bisogna metterci perché le cose riescano. E poi gli auguri affettuosi a te che esci adesso, a Marilena che è la past e quindi è stata anche molto incisiva. Gli auguri vanno per tutti e mi raccomando di seguire sempre la coesione nel lavoro di squadra, facendo riferimento al nostro teaming up, che è molto importante perché il lavoro di squadra ci incita sempre a fare meglio. Ricordare sempre che la FIDAPA è la promozione della donna e pare che Capri abbia risposto esattamente a quello che chiede la FIDAPA, perché ha incitato parecchie ragazze a partecipare. Grazie di tutto dell'invito e buona serata e auguri, auguri, auguri. Grazie Pina, grazie molto. Ripercorrere 50 anni di storia della FIDAPA di Capri è come ritrovarsi a raccontare le esperienze di tante amiche che hanno segnato non soltanto la storia dell'associazionismo attivo sull'isola di Capri, ma più estesamente le occasioni di incontro culturale della nostra comunità. Pur coordinandosi spesso con altri storici club di composizione prevalentemente maschile, la nostra associazione ha infatti sempre voluto valorizzare con la propria attività e fedele alla mission nazionale e internazionale le azioni volte alla promozione, al sostegno, al potenziamento della figura femminile nelle arti, nelle professioni, negli affari. E così, di volta in volta, senza mai perdere smalto spirito di aggregazione, ha portato avanti piccole e grandi opportunità di emancipazione femminile, con tanti eventi culturali, concorsi di arte, di musica, canto, poesia e narrativa, arte culinaria, moda, fotografia, pittura, così come anche riconoscimenti a donne che maggiormente si sono distinte per capacità imprenditoriali e professionali, con un occhio sempre attento alla solidarietà e soprattutto con tanti progetti realizzati negli ambiti scolastici per la sensibilizzazione sulle disparità di genere. Le nuove sfide, poi ci sono state le nuove sfide della digitalizzazione, il più comune sentito verso i diritti di uguaglianza, di rappresentatività nelle cariche elettive, nelle cariche direttive, di parità retributiva, soprattutto la lotta alla violenza di genere, sono diventati negli ultimi anni un'esigenza pressante, rivendicata a voce alta insieme alle altre socie delle sezioni del nostro distretto e dell'intera Federazione Nazionale
e che più marcatamente ci imponiamo di rappresentare nelle giornate di sensibilizzazione internazionale come il 25 novembre. Quindi il 2020 per noi rappresentava una tappa, non un traguardo, ma una tappa, 50 anni della nostra storia, della nostra Costituzione, che è avvenuta esattamente il 14 settembre del 1970. E questa tappa traguardo era raggiunta con la convinzione delle nostre forze, delle nostre potenzialità, con uno spirito anche positivo di affrontare le nuove sfide, come pure rappresentava il ricordo di tanta convivialità trascorsa insieme, tante anche feste natalizie, concerti natalizi, tante serate in giallo, estive, e quindi volevamo una festa, volevamo proprio una bella festa, però è arrivata la pandemia e inizialmente abbiamo pensato che ci avesse bloccato, in realtà ci ha solo sospese, quindi abbiamo lasciato trascorrere un anno, però adesso siamo qui per la nostra bella festa. E prima di cominciare la festa è importante ringraziare le istituzioni che ci sono sempre state vicine, ci hanno sempre supportato e mai come in questa manifestazione tantissimo, la città di Capri e il comune di Anacapri. E quindi desidero chiamare il sindaco Marino Lembo della città di Capri e l'assessore al turismo Manuela Schiano qui per un loro saluto. Sindaco. Ci vediamo la mascherina, siamo a distanza, ormai diventa quasi, diciamo, usciamo e ce la mettiamo automaticamente, almeno per molti di noi, i capresi lo fanno, in genere i non capresi combattiamo tutti i giorni con i vigili urbani, è una questione, diciamo, di mentalità. Beh, cosa posso dire? Sono stati, io mi sono guardato l'albo delle presidentesse, ma in realtà questo album delle presidentesse rappresenta uno spaccato della nostra vita importante, che dal 70 ad oggi, pensate quante cose sono successe nel mondo e come è cambiato in tanti modi e sta cambiando un'altra volta. E guardando questo album ho visto tante persone con le quali mi sono ritrovato, qualcuno c'è, diciamo, è stata anche qualche mia professoressa, altre persone conoscevo bene, e, diciamo, ognuno di loro ha dato un contributo sempre alla nostra comunità, come altre associazioni che sono state sono ci sono ancora sul nostro territorio. È un momento, diciamo, questo di passaggio, secondo me, un momento di passaggio perché ci stiamo avviando ad un'epoca completamente diversa. Il Covid fa da spartiacque, perché in un anno e mezzo è successo di tutto. L'isola di Capri è uscita benissimo da questa vicenda, abbiamo avuto pochi, diciamo, pochi danni, anzi siamo in grande ripresa, perché siamo riusciti, diciamo, con serietà, tutte le persone, che tutti i capresi in particolare, a svolgere un ruolo sempre con serietà, anche se è stato un momento difficile. Io, nelle scorse settimane, abbiamo fatto un avviso con il Comune di Capri per costituire questa consulta per quanto riguarda i problemi delle donne, ma finalizzata molto alla violenza, diciamo, che di genere, che in questo caso anche a Capri si è manifestata in alcuni casi. E quello che mi ha fatto piacere è vedere una notevole, diciamo, adesione di donne capresi e anche di rappresentanze della FIDAPA. Questo mi ha fatto molto piacere, che significa che la FIDAPA si mette in gioco anche nelle istituzioni, quindi avvia una presenza diversa, più, diciamo, visibile, perché questa associazione fa un grandissimo lavoro, ha fatto, io molte volte ho partecipato nei vari ruoli alle manifestazioni dell'associazione, anche, diciamo, ai concerti di Natale, altre cose, sono sempre state, diciamo, attività che hanno finalizzate sempre alla difesa delle donne e alla loro emancipazione. Se guardiamo non solo la presidentessa, ma guardiamo al tessuto sociale di questo paese, dalla guerra in poi, vediamo come le donne sono state fondamentali nella ripresa di questa nostra economia. Se pensiamo a tutte le donne ristoratrici, tutte le donne imprenditrici, tutte le donne che, diciamo, oltre ai figli portano avanti le aziende, ci rendiamo conto nelle varie attività che ossatura questo paese, diciamo, ha avuto. Ora lasciamo indietro i primi 50 anni, però l'auguri che faccio è che ai prossimi 50, specialmente le tante giovani donne che sono hanno aderito a questa associazione, hanno avanti un grandissimo lavoro da fare, quindi avete 50 anni più 100 anni per cercare di, diciamo, fare un lavoro, diciamo, importante per la nostra comunità. Quindi un grazie per quelle che ci sono state e un grazie per quello che farete per il futuro.
Io porto i saluti dell'amministrazione di Ana Capri e del sindaco Alessandro Scoppa, il quale è particolarmente sensibile a tutti questi argomenti relativi alla discriminazione. E quindi insomma era dispiaciuto di non poter essere qui con voi. Come ha detto bene il sindaco di Capri, la storia di Capri è una storia di matriarcato più che di patriarcato, però da docente posso dire che forse le ragazze oggi, poiché è passato tanto tempo dalle lotte, no, delle donne per il raggiungimento dei propri diritti, un po' hanno dimenticato che non è tutto, diciamo, ovvio che i diritti che noi donne abbiamo oggi siano qualcosa di scontato, di consolidato. Quindi l'invito veramente è quello di intensificare un rapporto con la scuola e una serie di progetti che possano ricordare alle giovani donne di oggi che bisogna continuare a lottare, che non è tutto raggiunto, non è tutto certo. Vediamo nel mondo che cosa succede, ci sono ancora tantissimi esempi di discriminazione dove la donna non sceglie, non può scegliere. Quindi è importante, secondo me, e sicuramente con la FIDAPA potremo farlo, andare a lavorare su questo, sulla memoria, però per costruire un futuro in cui la donna non debba più aver paura di essere donna. Grazie. Grazie. Ringrazio anche le istituzioni religiose presenti, Donnello D'Alessio, grazie Donnello, anche per tutte le volte che siamo stati accolti. E gradiremmo un tuo saluto, lo so che non ti abbiamo avvisato, però se puoi darci un tuo piccolissimo saluto ne saremo molto grati. Grazie. Ho detto tra i denti che voglio morire, però ringrazio la Celeste che mi aiuta. Vi dico la verità, perché ci provo a dirla sempre. Io sono qui soltanto perché Simona mi ha ricordato che c'era questo incontro. Dopo penso debba... Facciamo un applauso a Simona che è qui e che fa... Sono una studentessa del liceo di Vestisa. Niente, sono qui perché lei me l'ha ricordato e perché ovviamente ci tengo a questi incontri che possono essere una grande opportunità di amicizia e di vicinanza. E buon pomeriggio, buona domenica ancora. Ciao. E la nostra festa adesso comincia con un percorso per immagini. C'è un video, quindi vi invito ad abbassare le luci. Ci godiamo il nostro video dei primi 50 anni della FIDAPA.
that there's just too little of what the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but everyone. After all, I'm forever in your debt.
VPW makes a world of difference. The International Federation of Business and Professional Women, or VPW International, was founded in 1930 by Dr. Lena Madison Phillips. It is an organization pledged to improve the status of women around the world. The aim is to develop professional and leadership potential for women at all levels. In 1947, it is one of the first international women organizations to gain consultative status to the United Nations. It also has participatory status with the Council of Europe. VPW International has become one of the most influential networks of business and professional women with affiliates stretching across the globe. Riprendiamo la nostra storia. La nostra prima presidente è stata Millì Prosdoci Mogardini, dal 1970 al 1972. L'avete visto scorrere anche dal video, c'era la Costituzione avvenuta il 14 settembre del 1970 e la prima assemblea ha avuto luogo il 3 ottobre, il successivo 3 ottobre 1970, sabato 3 ottobre, alla presenza della Presidente nazionale Emma Gianturco. La prima assemblea vedeva Presidente Millì Prosdoci Mogardini, socie fondatrici Adriana e Maddalena Di Fiore, Maria Salzano, Flora Massa e Presidente onoraria Donna Letizia Cerio, che era stata la promotrice dell'associazione qui a Capri. In quell'epoca, l'avete visto anche dal video, tanti mosconi scritti ad opera di Raffaele Vacca, che seguiva da giovane giornalista l'associazione. E abbiamo chiesto di intervenire, lui gentilmente ci ha mandato un suo saluto che leggerà la nostra socia fidapina, Fabiola Vacca. Thank you.
grazie, buonasera a tutti. Più che un saluto vuole essere un ricordo di quel periodo così importante per la nostra associazione. Nel 1972, nell'isola di Capri, tra il Natale e la fine dell'anno, non si svolgevano manifestazioni culturali. A qualche manifestazione, in questo periodo, pensavano Raffaele Vacca e Milli Prosdocimo Gardini. Il primo, nel 1967, aveva fondato la Biblioteca di San Michele, dove era nata nel 1969 la rivista di varia umanità Il Carniere, della quale erano usciti 4 numeri. L'altra era presidente della sezione caprese della FIDAPA, istituita nel 1970. Il loro incontro portò al concerto d'organo, organizzato ufficialmente da Il Carniere e dalla FIDAPA, che si svolse nella chiesa di San Michele sabato 30 dicembre alle ore 18, e che, per come si sono sviluppate le cose di Capri, può essere considerata una data storica. Nel 1973, al termine concerto fu aggiunto di fine d'anno, mentre quelli del 1974, 75 e 85 risultano organizzati dalla FIDAPA e dal Centro di Varia Umanità, la denominazione che aveva sostituito quello di Biblioteca di San Michele. Il concerto del 1972 fu eseguito da Gennaro D'Onofrio, organista noto in Italia, in Europa e negli Stati Uniti, e docente presso il Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli, il quale, sull'organo da poco restaurato, eseguì musiche per lo più natalizie. Nel registro, che è accuratamente conservato, ci sono 81 firme, non tutte facilmente decifrabili, tra queste quelli di amici del Carniere, della FIDAPA e dell'isola che non ci sono più, come tra gli altri Aldo Aprea del Centro Caprense, Cristina Bergren di Villa San Michele, Don Salvatore Chiusano, Attilio Scoppa, Carlo Cuomo, Mirella e Luca Giordano, Adelaide Ruotolo, Mario Contrò, Vittorio Gargiulo e Carlo Gardini, il marito di Milli. Ad essi e a coloro che per brevità non ho citato, un grato e memore ricordo. Grazie. Grazie Fabiola, grazie a papà. E seguiva dal 1972 al 1974 come presidente una figura per noi fondamentale, storica. Lo avete sentito dagli annunci della presidente distrettuale, l'avete visto dalle foto, e noi tutte l'abbiamo, siamo molto orgogliose di aver avuto una socia come Adriana Di Fiore Settanni. E chiedo a Francesca di volermi raggiungere per un suo saluto, grazie. Buonasera a tutti, ringrazio la Presidente e tutte le socie per questa opportunità di dire due parole, anzi, siccome sono molto emozionata, devo dirvi la verità, ve le leggerò. Queste per brevità le riflessioni che ho fatto. Allora, come sapete, mamma e zia sono state sia Adriana che Maddalena Di Fiore, socie tra le fondatrici di questa sezione FIDAPA di Capri. Il mio brevissimo intervento non verte sulla figura di mia mamma Adriana, di cui tutti conoscete lo spessore e la personalità, ma piuttosto per raccontarvi che nel lontano 1970 un gruppetto di amiche storiche e molto affiatate, quasi tutte mogli di soci Lions di Capri, decisero di unirsi e di dar vita a questo club. Questo per testimoniare con l'impegno di ciascuna il proprio ambito lavorativo, artistico, didattico e imprenditoriale, il dedicato ma fondamentale ruolo delle donne per il processo della nostra società civile e, attraverso questa associazione, condividere esperienze ed obiettivi con le altre donne italiane e del mondo, convinte che l'unione fa la forza. Mia mamma Adriana, donna moderna ed illuminata, si è sempre spesa per affermare i diritti delle donne nel mondo del lavoro e le pari opportunità in una società ancora troppo maschilista. Attraverso la FIDAPA ha testimoniato con il suo operato l'importanza di essere donna e la responsabilità di questo ruolo nella famiglia e nel lavoro. Anno dopo anno, insieme alle sue amiche, ha contribuito a far crescere questa sezione,
coinvolgendo con entusiasmo tante amiche capresi e non. Ricordo l'armonia, l'allegria e l'atmosfera semplice e genuina di quelle riunioni. Ricordo la preparazione poi della festa delle candele, diventato il vero happening di ogni estate caprese, con ospiti italiani e stranieri in vacanza sull'isola. Ricordo la scelta meticolosa e mirata nell'assegnazione delle candele di ogni stato alle ospiti presenti. Ricordo l'andirivieni alla Parisienne, prestata come punto logistico dei preparativi, con zia Maddalena e Maria De Martino, nelle loro cariche di tesoriere, attente ed operose. Era una grande famiglia. È una grande famiglia. Voglio solo aggiungere che mia mamma... che mia mamma Adriana ha tenuto moltissimo a questa associazione. Per lei era un po' come una sua figlioccia. L'ha coltivata e l'ha seguita in tutta la sua storia, cercando di essere sempre presente agli incontri, anche con l'avanzare dei 6 anni, per dare consigli, sostenere ed appoggiare via via le nuove presidenti nello svolgimento dei loro compiti. E stasera lei è qui con noi per congratularsi di questo importante traguardo raggiunto con il suo motto Avanti, sempre avanti. Ad Maiora. Successivo, dal 1974 al 1977, triennio in questo caso, vede presidente un'altra socia fondatrice che fra l'altro ha dato molto impulso al proselitismo della nostra associazione. Parlo di Maria Salzano e chiedo al figlio, ingegner Gianni De Martino, un suo saluto. Grazie. Buonasera, grazie. Io un ringraziamento speciale a Maria Salzano devo fare perché ha insistito per questa nostra presenza e per questa nostra testimonianza. Un ringraziamento perché ci consente di fare un salto indietro di 50 anni, quindi non è poco, e poi soprattutto di ricordare il nome di mamma e di tutte le socie fondatrici che hanno dato tanto alla FIDAPA. E noi ci possiamo quasi definire figli della FIDAPA, perché ricordo eravamo ragazzi quando si cominciò a parlare a casa di questo nome FIDAPA, nessuno sapeva cosa fosse, devo dire la verità, però ci incuriosì e poi vedemmo l'impegno, la passione, la grande volontà di portare avanti questi progetti di cui abbiamo parlato e che avete già dimostrato. Quindi veramente un impegno che noto esista ancora oggi, perché 50 anni per un'associazione non sono pochi. Spesso le associazioni nascono ma durano poco, si perde l'entusiasmo, la volontà di portare avanti la passione. Invece quell'entusiasmo che notavo in mamma e in tutte le socie fondatrici dell'epoca, io lo ritrovo ancora oggi in questo. Perciò vi devo fare veramente tanti tanti complimenti. E quindi nel ringraziarvi di nuovo vi auguro non tanti anni, ma ancora tanti decenni di associazione. Grazie infinite. Abbiamo adesso una presidente che ha segnato molto la vita della FIDAPA anche per gli anni, è stata l'unica presidente a ricoprire per 2 volte la carica di presidente con un intervallo perché come sapete noi non possiamo ricandidarci dopo un primo biennio o triennio come era nel caso. Parlo della professoressa Adelaide Anastasio Ruotolo che è stata presidente dal 1977 al 1980 e poi dal 1983 al 1986. Quindi per una figura doppia chiedo interventi di 2 persone, del compagno di vita, l'avvocato Carmine Ruotolo, grazie, e a seguire della professoressa Ines Stinga, presidente dell'Unitre. Prego, avvocato.
Buonasera a tutti, grazie Presidente per avermi invitato a dire qualche parola su Adelaide, la quale non è stata socia fondatrice del FIDAPA, ma poi, avendo saputo tutto ciò che avveniva, lo sviluppo di questa associazione, volentieri si iscrisse e fece anche due mandati, cosa particolare, due mandati. L'unica che aveva ricoperto due mandati. E la sua partecipazione naturalmente fu piena di entusiasmo. E tutti quanti sapete come quando prendevo un'iniziativa, per esempio l'iniziativa dei congressi, organizzò un congresso a Capri della FIDAPA, partecipava sempre a tutti i congressi nazionali e distrettuali, non mancava mai, e io vorrei, molto brevemente se la Presidente lo consente, ricordare alcune cose. E così ricordo anche un'altra presidente, Anna Catalano Damai, cui saluto il consorte qui presente, e vorrei ricordare che cosa scrisse Anna Catalano Damai. Si è impegnata per circa 40 anni con passione, si è impegnata a portare avanti la sessione FIDAPA di Capri, assieme a tante altre care socie. Noi oggi abbiamo perso un punto di riferimento, una luce e una guida, comunque proseguiamo memori della sua volontà con le attività della sezione. Poi vorrei ricordare sempre una cosa importante, che la Presidente, carissima amica nostra di famiglia, Maria Saldano De Martino, mi invitò a parlare alla FIDAPA in occasione della giornata nazionale o internazionale, adesso non ricordo, e quindi io al Palazzo Cerio, invitato appunto da Maria Salzano De Martino, allora era la Presidente della FIDAPA, fece la conferenza e riuscì molto bene, io fui molto contento di aver esposto le mie idee sull'argomento. E non voglio mancare. In occasione della giornata internazionale dei diritti dell'uomo. Poi vorrei ricordare, e poi sarò molto breve perché ci saranno tante altre persone, le parole di Anna Damai e adesso le parole di Don Vincenzo, Monsignor Don Vincenzo De Gregorio, che chiamò, disse che Adelaide era una forza della natura. E vorrei ricordare come ho scritto sia nel libretto che fu pubblicato subito dopo, e poi nel libro Adelaide, una grande donna caprese, e siccome ne ho ancora alcune copie, per chi non l'avesse mi farebbe un grande onore, oltre che una grande soddisfazione, di richiederlo. Io sono a disposizione, mi potete chiamare quando volete. Grazie. A casa, allo studio, ne ho ancora una decina di copie. Quindi se interessano, e se ne occorre un altro le faccio stampare, perché veramente qui ho profuso tutto l'affetto, tutta la riconoscenza e tutta naturalmente la stima per quello che è stata la compagna di mia vita. E
soltanto che sia nel libretto nel quale sono ricordate tutte le parole e sia nel libro dell'Arno Grande Donna Caprese, vorrei ricordare quelli che io ho scritto col cuore, e cioè innanzitutto, ecco qua, questa qua è una fotografia di Aderaglio alla Festa delle Candele, perché ebbe, fece una conferenza a Palazzo Celio il 23 maggio 2007. Il titolo era Il mito della bellezza del mondo antico, quindi sia per il Centro Caprese di Ghiaccio Cere e sia per la FIDAPA. E adesso non ricordo se ha fatto anche altre. La mia conclusione, la dico subito, ho concluso questo libro dicendo, non è che voglio vantare, voi tutti conoscete la mia vita, perché a Capri ci conosciamo tutti quanti. E io ho detto che se ho fatto qualche cosa di buono nella mia vita, l'ho fatto perché avevo al mio fianco Aderaglio. Cosa che diceva la scrittrice, era una scrittrice, e vari filosofi hanno sempre nell'esaltare la donna, quindi stasera io voglio esaltare da maschio, voglio esaltare tutte le donne. Quindi se l'uomo riesce a combinare qualche cosa è perché ha sempre a fianco una donna che lo segue, lo corregge eventualmente, gli vuole bene, e quindi l'uomo riesce in quanto è sostenuto e sorretto da una donna. Aderaglio è ancora presente nella FIDAPA. Sì. Aderaglio è la figlia di mio figlio Emilio, quindi mia nipote, continua a rappresentare un Aderaglio nella FIDAPA. Auguri alla FIDAPA. Invito la Presidente del Unitre, Ines Singa, grazie Ines. Buonasera, innanzitutto io ringrazio Maria Celeste, la Presidente e tutta la FIDAPA, e vorrei riallacciarmi un attimo alle parole dell'Avvocato Ruotolo, le donne dietro gli uomini. Però oggi, in questo periodo, è vero, è trito e ritrito l'argomento, però pensiamo a tutte le donne in quei paesi che non hanno la possibilità neanche di uscire di casa. Tutto ciò che per noi è normale a loro viene negato, dall'istruzione ai semplici gesti. Per cui la FIDAPA, che si occupa delle donne, è veramente qualcosa di importante. Il mio intervento sarà brevissimo, come amiamo ripetere noi, e fa piacere a tutta la FIDAPA definire l'Unitre figlia della FIDAPA. Perché? Perché, ecco, torniamo alla mia professoressa, come la professoressa di tanti di voi qui presenti, nel 1994. Era in Sardegna per gli esami di maturità e incontrò delle signore che le parlarono dell'Unitre. Il progetto fu bocciato anche dall'avvocato lì presente, lo so perché lo abbiamo scritto, perché giustamente, mio marito me lo dice sempre, imbarcarsi in attività, in altre cose che portano via tempo e responsabilità.
E per cui dopo 2 anni lei torna alla carica e grazie alla FIDAPA si appoggia, perché allora l'UNI3, che era già nazionale, una importante istituzione nazionale, però aveva bisogno di una base, e fu proprio la FIDAPA. Per cui la professoressa Adelaide, fidapina, dal 70 praticamente, riesce finalmente, con l'appoggio di molte fidapine, abbiamo ricordato Adriana prima, Giulia anche, che è sempre stata la segretaria dell'associazione, quindi molte di loro costituiscono la base dell'UNI3. L'UNI3 che praticamente c'è da 25 anni, anche noi come voi siamo stati sì fermi un anno, speriamo quest'anno di poter ricominciare, e forse i nostri obiettivi possono sembrare diversi, la FIDAPA, le donne, le arti, le attività. Noi ci rivolgiamo localmente ad una platea un po' diversa, però portare avanti la cultura, cercare di essere un momento di aggregazione sull'isola, dove spesso manca per tante persone anche la possibilità, e io devo sempre ringraziare, non per piaceria, la casa comunale, il sindaco qui presente, per i locali che ci mette a disposizione. Quindi anche l'UNI3, figlia della FIDAPA, magari segue strade diverse, però va avanti. Quindi io vi ringrazio innanzitutto per l'attività che svolgete, auguri, hanno detto, per altri tanti decenni, e diciamo per sempre, per sempre. Quindi ancora grazie per averci ricordato, e auguri per tutto. Tutti hanno concluso con Ad Maiora, io dico in omnia secula seculorum. Grazie di cuore. Dal 1980 al 1983 fu presidente una socia che ci ha lasciato da poco, Marta Murzi Saraceno. È stata una di quelle socie che ha dato maggior dinamismo fuori dall'isola, perché partecipava a tutti i congressi internazionali. Parlavo con la figlia qualche giorno fa, mi diceva, ricordava la mamma a Bruxelles per la FIDAPA. E Chiara Saraceno, non potendo essere qui presente, mi ha lasciato un piccolo scritto che vi leggo, voleva che si leggesse, e chiedendo scusa per non essere presente. Nell'impossibilità di partecipare alla celebrazione di un anniversario così significativo per la FIDAPA Caprese, formulo i miei auguri alla Presidente, alle socie e a tutti i presenti, perché l'Associazione continui a supportare e promuovere unione e consapevolezza femminile a 360 gradi. Il mondo, e Capri nello specifico, hanno bisogno di donne. Donne evolute, competenti, concrete e sicure del loro ruolo nella società come nella famiglia. Mai come adesso. L'ho imparato forse anch'io un po' dalla FIDAPA, prima di intraprendere la mia vita adulta e professionale in giro per il mondo. Ero infatti solo una ragazzina quando mia madre, Marta Murzi Saraceno, fu socia e presidente, ma ho vivida la memoria di un grande impegno, entusiasta e solidale, di una partecipazione corale e appassionata ai valori associativi in ogni evento, congresso, viaggio o candle night dinner. Grande prospettiva, apertura mentale, senza arroccamenti e sterili rivendicazioni di genere che rischiano di auto-escludere e limitare già nelle promesse. Solo azione, energia e grande determinazione. Un passo alla volta verso obiettivi grandi e a volte quasi inimmaginabili. Era quella che in contesti internazionali adesso si chiama sisterhood, la sorellanza. A Capri esisteva già negli anni 70. Da lì sono nate amicizie che vanno oltre la vita.
e proseguono anche nelle generazioni successive, e da lì ho appreso che quanto si realizza con il cuore, allineando i propri valori alle proprie azioni, non può che essere destinato al successo. Succedeva tanti anni fa, ma resta un'esperienza attualissima, capace di fare la differenza nelle nostre vite e in quelle di chi ci è intorno. Grazie Fidapa e Ad Maiora. Chiara non lo sapeva, ma ha concluso anche lei con il motto di questa sera. E dopo Marta Murti Saraceno, dal 1986 al 1989 abbiamo presidente quella signora che noi amiamo definire per antonomasia la preside, perché per noi abbiamo un grande affetto verso Filomena Cancello Perrone. E chiederei a una socia che ha condiviso con lei parte del percorso, Clelia Natalizio Desiderio, di raggiungerci qui per un suo ricordo della preside di Mena Perrone. Grazie Clelia. Io ho un bellissimo ricordo di Mena, oltre che socia della Fidapa, siamo state pure amiche. Oggi Mena, purtroppo, attaccata da un brutto male, non può essere qui tra noi, però il suo spirito è presente. Prima di parlare di Mena, di dire qualcosa su di lei, come decana della Fidapa, perché purtroppo di tutte quelle socie che stettero con me nei primi anni, oggi non c'è quasi più nessuna. E quindi io sono nella Fidapa da 43 anni, quindi anche io mi ritengo una decana della Fidapa. E prima quindi di parlare di Mena, vorrei a nome di tutte le socie fare un ringraziamento particolare a Celeste, che ha voluto con insistenza questo nostro incontro e veramente ha lavorato moltissimo per far sì che oggi tutti qui potessimo stare insieme a vedere tutto quello che è avvenuto nei nostri primi 50 anni. E si è sacrificata insieme alle altre, c'è stato un gruppo che ha lavorato moltissimo, l'avete visto pure attraverso le immagini, e vorrei che tutte quante sapeste che non è facile fare un'organizzazione di questo genere, richiede sacrifici e tempo, e Celeste ce l'ha messa tutta con tutte le altre socie. Dunque, torniamo a Mena. Mena è stata una donna molto molto attiva, aveva una mente matematica, precisa, lei sapeva sempre che cosa fare e che cosa dire, ha fatto molto, ci sono stati incontri, ha chiamato persone come letterati, scrittori, a far tenerci delle conversazioni che si svolgevano quasi sempre nel centro Caprense Ignazio Cerio, e dopo questi discorsi anche il pubblico interveniva con dibattiti e quindi c'era sempre da imparare molto. Lei ha fatto tantissime cose, però la cosa più importante è stato il convegno nazionale, cioè noi a Capri facemmo un convegno a cui parteciparono le Fidape di tutta Italia. E il momento era difficile perché le Fidapine erano tante, Capri sapete è una piccola isola, la ricettività è quella che è, gli alberghi non è che siano moltissimi. E poi tutta questa organizzazione richiedeva anche un dispendio di energie e di soldi, però Mena non si tirò indietro, con una calma
è un tecnicismo unico, si diede da fare, riuscì ad avere tanti sponsor, cosa che adesso non è mai più, non si è mai più avuta. Ci fece da sponsor il Banco di Napoli, ci fece da sponsor, ci fecero alcune ditte caprese, e riuscimmo a fare questo convegno nel modo più bello, allegro, e fu la prima volta che tutta l'Italia conobbe il nostro piccolo club. E del nostro piccolo club, come hanno detto già precedentemente le signore che abbiamo visto, la Presidente nazionale, fummo sempre lodate per lo spirito di amicizia che c'era tra di noi. E questo spirito di amicizia è rimasto ancora, e oggi io vedo che anche tra le nuove, tra quelle che si sono iscritte da poco, c'è questo spirito, siamo come una, diciamo, non si guardano gli anni, io tra di loro mi sento benissimo, anche se abbiamo tanti anni di differenza, però facciamocene insieme, stiamo allegramente sempre, quindi veramente è una grande famiglia. Ritornata a Mena, quella, diciamo, l'organizzazione di quel convegno fu una cosa difficilissima, perché a tutte le socie che venivano a Capri dovemmo regalare una busta contenente tutte le cose, diciamo, significative dell'isola. Avemmo come sponsor Brunetti e mettemmo in ogni busta una bottiglia di vino. Avemmo sponsor il limoncello e mettemmo il limoncello. Avemmo poi Elio, il marito di Giuseppina Siga, ci regalò tantissimi opuscoli su Capri, che erano dei quadri più che degli opuscoli. Li mettemmo, insomma, avevamo un successo. Pensate che dopo alcuni anni molte socie, presidenti di tutta Italia, ci ricordavano sempre, volevano che noi facessimo continuamente diciamo, che ci incontrassimo con loro in tutte le città d'Italia, però noi non potevamo sempre fare questo, insomma, non è difficile fare un interclub, un incontro continuamente, e quindi delle volte abbiamo dovuto, diciamo, starci a quello che potevamo fare, non è che potessimo fare molto, anche perché noi dobbiamo sempre poi attraversare il mare per poter fare questi incontri, molte volte, specialmente d'inverno, non c'è sempre possibile. E che devo dire più di Mena? Che a me è rimasta nel cuore, e vorrei che tutte quante noi stasera facessimo un applauso a lei, un applauso che le giungesse come un eco della nostra amicizia e della nostra, e del nostro amore per lei. Dal 1989 al 1992 fu presidente Maria Luigia Volo, per tutti Marilù. Il triennio di Marilù fu all'insegno della bellezza, perché Marilù amava la musica. Marilù ha fatto tanti concerti insieme al Centro di Varie Umanità, insieme a Villa San Michele, ci ospitava per fare le assemblee nella Villa San Michele, quindi era tutto all'insegna della bellezza. E noi vorremmo dedicarle una canzone questa sera, però prima abbiamo qui il compagno di vita di Marilù, Levente. Mi avvicino a te, Levente, per un saluto. Come vedete, io non salgo più sulla pedana a causa della mia cecità, che mi impedisce, anche se le belle signore potevano aiutarmi, eppure parlo delle signore. Grazie Maria Celeste per le tue parole così belle e affettuose e precise. E vorrei solo esaltare
l'attività della sezione caprese della FIDAPA, che ha fatto così tante belle cose che io ho seguito durante lunghi anni ormai, e veramente è un decoro per tutta l'isola di Capri che avete fatto. È un'attività che, dove la professionalità si unisce proprio con la grazia e la femminilità, e quindi diventa una cosa particolare. Sentite, cosa volevo dire? Voi siete a Capri, in FIDAPA in generale, un lumicino di cultura in questo mondo talmente buio e spesso anche crudele che viviamo adesso. La vostra luminosità, ecco, che cultura è la cultura che voi portate avanti. Grazie veramente. Dunque, auguro grandi successi, non oso dire per 50 anni avanti, ma come a Capri il tempo si misura in millenni, allora posso dire per mille anni. Grazie. Grazie, grazie di cuore. Ascoltiamo allora la canzone dedicata a noi tutte e a Marilù in particolare, di Elton John. Ascoltiamo Your Song, canta Anna Di Tommaso, accompagnata da Stefano Giordano. Grazie. Thank you.
Grazie Stefano. Continuiamo dal 1992 al 1994, è la volta di Clelia Natalizia Desiderio, quindi Clelia ti prego di ritornare qui sul palco per darci adesso la tua personale testimonianza del tuo biennio. Dunque, non è facile ricordare tutto quello che uno ha fatto tanti, tanti anni fa, però io cerco di dire le cose principali. Nel corso degli anni, noi abbiamo sempre, anzi, mentre prima erano 3 anni, la presidenza, poi la nostra presidenza è stata ridotta a 2 anni. In questi 2 anni abbiamo sempre cercato di fare delle discussioni sulla formazione delle donne. Diciamo, la donna è stata sempre l'obiettivo che ci ha spinto poi a girare intorno a tutti gli argomenti. E che cosa abbiamo fatto oltre queste discussioni? Nel primo anno noi eravamo sempre, ogni anno avevamo delle diciamo, direttive della stessa associazione. Nel primo anno abbiamo dato una borsa di studio, siccome poi molti di noi erano insegnanti, i privilegiati erano sempre i ragazzi della scuola media, quindi si faceva un concorso tra questi alunni che i cui argomenti erano diversi, o era di poesia o di letteratura o di disegno, e il più bravo veniva premiato con una borsa di studio che consisteva in una somma di denaro, mentre gli altri pure meritevoli avevano in dono dei libri per invitarli alla lettura. Il secondo anno invece, come donne, abbiamo preferito dare un, diciamo, omaggiare una ragazza, una soprano di Anna Capri, la Pintus, ricorda ancora Tamara Pintus, e in questa occasione non solo questa ragazza seguita dal maestro Giordano si esibì dimostrando delle doti canore piuttosto importanti, e poi in quell'occasione presentammo anche un libro di una nostra socia, non so se qualcuno di voi la ricorda, Vanna Golia, la moglie del magistrato, e lei scrisse un libro, La spada di ghiaccio, e questo libro era bello perché ricordava un po' gli argomenti che noi stavamo trattando, perché nel parlare della donna si è sempre andati molto lontano. Bisognava anche vedere la donna non solo nel nostro momento storico, però la donna è stata vista pure dalla romanità fino ad oggi. Quali erano, perché insomma, oltre che prima non si parlava tanto delle donne degli altri paesi, tipo adesso l'Afghanistan o terre lontane, però si parlava delle donne del passato. E questa nostra amica, questa nostra socia, scrisse un libro, La spada di ghiaccio, in cui parlava della storia di Lavinia, una donna, una ragazza, una fanciulla romana, e soprattutto metteva in rilievo il contrasto tra il marito e la mamma di questa ragazza, due personaggi, diciamo, che si contrastavano, perché la moglie, la regina amata, era una donna molto forte, una donna dal carattere già ben deciso, che non ammetteva che l'uomo le potesse dire, diciamo, le potesse dare degli ordini, e quindi questa donna alla fine, pur di mantenere la sua, diciamo, la sua libertà, preferì lasciare la famiglia e andare via. Quindi, insomma,
un romanzo che già che dimostrava come la donna, pure nel passato, molte volte cercava la libertà pur di non subire delle, diciamo, delle umiliazioni da parte degli uomini. E oltre questo, una cosa pure che ricordo con piacere fu l'idea clip che facemmo con le fidamine di Cosenza. La socia di Cosenza allora era Maria Savarese, una caprese di origine, e lei ci teneva molto che Capri fosse conosciuta dalle sue fidamine e quindi volle questo interclip. La cena delle candele fu fatta per tutte e due, andammo a Marina Grande, e nella bella cornice dell'albergo che oggi è GK, si svolse la cena delle candele insieme a queste ragazze, a tutte queste socie fidabine di Cosenza, e fu una bella serata ambientata anche dalla tarandella di Costanzo Paturzo, ci scambiamo dei doni e questo serviva a rendere amici, più amiche, le socie dei vari club d'Italia. Abbiamo avuto tante visite, in quel periodo ebbi visite di socie che venivano dal Piemonte, di socie che venivano dal Veneto, e venivano, noi li incontravamo, di solito ci cercavano, chiedevano un posto dove andare, quali erano, diciamo, i posti più belli dell'isola che potevano vedere, visitare, e noi le accompagnavamo in queste loro gite. Quindi diciamo, abbiamo sempre cercato di mantenere dei contatti con abbiamo sempre cercato di mantenere contatti con tutte le altre socie dell'Italia. Oggi, vabbè, questo è quello che ho fatto, grazie. Grazie Gloria. Grazie, perché consentitemi una piccola deroga alla scaletta. So che c'è una persona in sala che deve andare via perché deve essere accompagnata, però non vorrei far perdere questo momento e quindi farei un attimo un piccolo salto avanti, poi torniamo indietro, perché anche tornando indietro la Presidente che dovrà parlare potrà parlare anche di questa amica scomparsa recentemente che noi portiamo tutti nel cuore, la nostra Presidente Giuseppina Anastasio Cafuri. Giuseppina amava veramente tantissimo le nuove generazioni, lei si voleva sempre confrontare con i ragazzi e quindi anche la sua esperienza fidabina fu tutta collegata a collegarsi ai ragazzi. Organizzò un concorso di musica bellissimo, non vedo il vincitore, però ricordo che il vincitore ne parla sempre con grande affetto. E siccome fino all'ultimo giorno, mi hanno raccontato i familiari, amava tanto Fabrizio De André, ascoltava sempre Fabrizio De André e cantava con il nipotino Fabrizio De André, io vorrei adesso invitare Andrea Cataldo, accompagnato da Ciro Guidone, in questo momento di Fabrizio De André, il pescatore. Grazie. Come una specie di sorriso
venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, era gli specchi di una avventura. Perché dal 1994 al 1996 è stata presidente Luisa Federico. Grazie Luisa, prego. Anche perché io sono sicura che Luisa potrà parlare anche delle esperienze di Giuseppina Anastasio. Quindi ho fatto un passo avanti per tornare indietro. Buonasera. Ringrazio Maria Celeste di questo invito, ringrazio tutti voi. Sono sorpresa di trovare tante ragazze, tante giovani donne in questo gruppo. È un gruppo che è cresciuto tantissimo e ha portato avanti tante battaglie e tanti impegni. E dico la verità, io non ricordo le cose in maniera così analitica come le socie che hanno avuto modo qui di parlare mi hanno preceduto. Però di fronte a questa memoria di ciò che sono stati quegli anni, sono stata sommersa da una valanga di immagini e soprattutto da un sentimento, di un sentimento di entusiasmo, perché quegli anni furono appunto anni di crescita, anni in cui questo piccolo laboratorio di donne che credevano nell'impegno e nella possibilità di andare oltre i limiti del tempo, si sono profuse con semplicità, come è stato ricordato, nelle nostre riunioni domestiche, nelle nostre case, e quindi c'era questa voglia di portare dei messaggi e che si concretizzavano sia in quelle iniziative che appunto abbiamo già ricordato, di conferenze, di incontri, di letture di testi, ma che diedero luogo per volontà di queste donne così combattive
alla nascita dell'Unitri. E io ho avuto l'onore, diciamo, di varare, di dare luogo a questa, questa prima formazione dell'Unitri, quindi della nascita vera e propria dell'Unitri, voluta fortemente, come abbiamo ricordato, da Adelaide Ruotolo, e quindi questo percorso che abbiamo fatto in 2 anni perché l'Unitri nascesse. In questa situazione c'erano appunto queste amiche care, queste socie così impegnate, quali appunto Clelia, Mina Perrone, Adelaide, Marta Saraceno e Giuseppina Tafuri. E Giulia Borà, tante di noi venivano dal mondo della scuola e mi vollero come presidente in quella circostanza, io accettai questo impegno e ne fui veramente onorata. E creammo l'Unitri. Perché? Perché la volemmo intendere per qual era il suo significato originario, cioè una libera associazione di intenti, una libera associazione di persone in cui allievi e docenti si confrontassero e crescessero insieme. È così che è nata per persone, diciamo, già più avanti negli anni, che non avevano avuto modo, avanti ma non tantissimo chiaramente, che non avevano avuto modo di percorrere le strade abituali della formazione e dell'educazione, nacque l'Unitri. E nacque all'insegna di alcune tematiche di carattere, diciamo, umanistico, per lo più all'inizio così. Io stessa ebbi modo, diciamo, di tenere in questi incontri, non voglio dire lezioni, delle conversazioni basate su testi, ad esempio, di filosofia. Sembrava impossibile far uscire la filosofia dai ristretti ambiti, dai muri, no? Entro cui in genere è appunto è confinata. E quindi rompemmo quella barriera, portammo la filosofia, cioè il pensiero, diciamo, nella sua libertà fuori da, da quei percorsi abituali che richiedono che siano precedute da tante conoscenze, e così cominciamo a parlare, con, leggendo i testi, non semplicemente un gioco di parole, ma con una lettura, diciamo, ordinata di testi. Cominciamo a proporre le opere, per esempio, di frammenti del Convivio di Platone, e quindi questa prima apertura di un mondo che non era scolarizzato a tematiche che erano le tematiche fondamentali del vivere, quali appunto la particolare forma di amicizia, di filia, che è l'amore. Quindi attraverso queste letture brillavano gli occhi a questi, chiamiamoli, nuovi studenti. E ancora altri testi che toccavano appunto la dimensione esistenziale, la dimensione della vita di ciascuno di noi, fu per esempio la lettera sulla felicità di Epicuro. Cioè qualcosa che sempre, no? Di cui sempre siamo alla ricerca. Quindi in questi momenti le socie, diciamo, furono vicine, furono attente a proporre per la comunità dell'isola una dimensione di vita diversa. Erano, ricordo, le prime volte erano notti d'inverno, notti così di pomeriggio inoltrato nella scuola media, e ricordo la preparazione proprio di tutto questo, in cui appunto le nostre socie, che ho voluto ricordare, erano così, così desiderose di trasmettere quell'entusiasmo che ci aveva animato. Ecco, vi ringrazio. Grazie di voi. Dal 1996 al 1998 presidente è stata Renata Scrocco, che è qui presente, salutiamo, ciao Renata, grazie. E Renata è sempre stata all'insegna del brillante, del fashion, e quindi noi qui in questo momento abbiamo voluto inserire, grazie alla nostra fantastica stilista Anna Caprese, Amelia De Martino, un momento di moda.
Grazie Amelia, grazie. Ci sarà un secondo momento di moda, queste vite meravigliose che ci regala Amelia, che noi vorremmo Amelia a gran voce, pubblicamente, nella FIDAPA. Ci vogliamo proprio con noi, Amelia. Dal 1998 al 2000, appunto, è stato il biennio di Giuseppina Anastasio Tafuri, poi seguito dal 2000 al 2003 da Giulia Ferraro. E quindi chiedo a Giulia, grazie Giulia. Grazie. Buonasera a tutti, ringrazio la Presidente di avermi invitata a questa bella manifestazione, veramente molto importante, perché 50 anni sono un traguardo bellissimo e sono felice che proprio l'associazione di Capri l'abbia raggiunto. Io sono un po' di raggiunto. Io non parlerò delle finalità e degli scopi dell'associazione, perché ne hanno già ampiamente parlato le fidapine che mi hanno preceduto. Parlerò di quel poco che ho fatto insieme al mio direttivo durante il periodo della mia presidenza. Sono stata fidapina per 32 anni. Nel 2000, dal 2000 al 2003 sono stata la FIDAPA eletta presidente, e la mia presidenza è durata 3 anni anziché 2, perché quell'anno ci siamo dovuti uniformare alle votazioni nazionali che si tenevano l'anno dopo. Abbiamo fatto tante cose, veramente il direttivo si dava da fare, però possiamo raccontare tutto, sarò breve. Le cose principali: abbiamo fatto conferenze di cultura, di arte, di sulla salute. Voglio ricordare la conferenza della Heidi Ruotolo, che ha parlato della donna, la condizione della donna Denise nel periodo di Pericle, e quella Arbace, della dottoressa Arbace, che ci ha illustrato ampiamente sul pavimento maiolicato della chiesa di Anna Capri, di San Michele Arcangelo ad Anna Capri. Però non sono mancate anche conversazioni sulla salute. Abbiamo avuto il professor Iommelli dell'ospedale San Paolo di Napoli, e ci ha fatto un'ampia dissertazione sull'acupuntura, che è un antico ma pur sempre attuale metodo che serve per alleviare tante patologie. Poi anche il dottor Paolo Aprea ci parlò ampiamente sulla osteoporosi e sui danni che può provocare alle nostre ossa. E non abbiamo tralasciato i giovani di Capri, li abbiamo aiutati tante volte a realizzare i loro sogni, come ad esempio due ragazze che studiavano danza classica, una a Londra e un'altra al Principato di Monaco. Abbiamo dato loro una borsa di studio. E poi una ragazza di Capri che voleva pubblicare un suo primo libro di poesie, l'abbiamo incoraggiata, come abbiamo incoraggiato un giovane musicista che voleva pubblicare un suo CD musicale, e tante altre attività che sarebbe troppo lungo continuare. Ricordo però con piacere l'ultimo concerto fatto nell'ultimo anno, nel 2003, il concerto di Natale, no di Natale, del Capodanno. A cui parteciparono giovanissime allieve dell'associazione musicale Santa Sofia, che suonarono e cantarono delle cose bellissime. Qua abbiamo due rappresentanti, tu
Sì, io ho ancora la locandina. Che bello. E poi il tempo è passato, è volato, e tante fidapine che non, purtroppo non ci sono più, sono venute a mancare. Ma lo spirito della fidapa penso che è rimasto ancora vivo e rimarrà sempre vivo grazie a tante belle giovani signore sapranno portare avanti col loro contributo e dare lustro all'associazione. Beh? Grazie anche per questo ricordo personale. E dal 2003 al 2005 c'è stato un biennio frizzantissimo. Antonella Rotella, cara amica, Antonella Rotella, siamo qui. Buonasera a tutti, io non vorrei parlare di cosa ho fatto in quei due anni, innanzitutto per me è un onore essere in fidapa da 30 anni ed è stato ancora di più un onore fare la presidente dal 2003 al 2005, non ho fatto niente di meno e niente di più di quello che hanno fatto tutte le altre presidenti. Quindi Maria Celeste, io vorrei che in questa serata della memoria tu mi concedessi, innanzitutto ti ringrazio per quello che è questa manifestazione, però mi concedessi la possibilità di fare dei ringraziamenti. Innanzitutto alla mia madrina, Maria Salzano, che perché parto da questa, un po' da questo assunto. In ogni esperienza della mia vita io cerco di portare un po' di me e prendermi un po' degli altri. Io spero di aver portato un po' di me in questa associazione, ma ho avuto tantissimo dalle persone che mi circondano, da queste amiche con cui abbiamo intrapreso questo viaggio. E un primo ringraziamento, concedetemelo, sono delle persone che, non per essere nostalgici, oggi è una giornata di festa, ma io voglio innanzitutto fare un ringraziamento a questa donna straordinaria, alla mia madrina che è Maria Salzano. Voglio fare un ringraziamento per la vitalità di Adelaide, una donna che io ricordo veramente con tanto entusiasmo, per la dolcezza di Anna Catalano, per la modernità di pensiero di Giuseppina Anastasio, anche tanto amica, che mi è stata anche lei molto vicina, e per l'intraprendenza, la vitalità di Adriana Di Fiore, tutte donne che mi hanno dato tantissimo. E adesso invece, rivolgendomi alle nuove, alle amiche che sono ancora in fidapa, io comunque voglio ringraziare ognuno di loro per quel pezzettino che mi hanno dato e che quindi mi hanno arricchito. A tutte, alle nuove, alle ultimissime, tra quelle più, diciamo, giovani, tutte mi hanno dato qualcosa. Quindi grazie Maria Celeste. Grazie Antonella a te per essere stata la mia madrina. E dal 2005 al 2007 è stata presidente Giuseppina Cupertino. Giuseppina ci saluta dal pubblico. Grazie Giuseppina. E intensa fu la partecipazione di Giuseppina ai convegni. Ci fu un'attività esterna. Giuseppina sempre accompagnata dal suo compagno di vita, Elio Sica, ci mandava notizie da tutta Italia. Noi abbiamo avuto una rete fittissima di collegamenti grazie a Giuseppina e grazie a Elio. Ancora un applauso per Elio. Rodolfo Tamai è andato via? No, peccato. Perché dal 2007 al 2009 abbiamo avuto presidente Anna Catalano Tamai. E se vedete questo logo, c'è un po' di Anna Catalano Tamai. Perché? Anna si impegnò tantissimo per la visibilità della FIDAPA, ci teneva al benvenuto.
e quindi fece in modo che venisse apposta una targa all'ingresso della funicolare di Capri, che potete vedere ancora adesso a Marina Grande all'ingresso. Scelsero con cura le socie il soggetto che era il nostro logo della vittoria di Brescia, la vittoria alata, però vi aggiunsero delle particolarità. Scelsero il colore più chiaro rispetto al blu della Fidapa, che è un colore azzurro che ricorda il nostro mare e il nostro cielo, e poi vi aggiunsero, con poi l'arte di Silke Rubino, una specie che ci unisce Capri ad Anacapri, la ginestra. E quindi fu quella targa che voi troverete, magari ci farete caso, è stata fortemente voluta da Anna Tamai. Noi, quando abbiamo pensato di fare il logo del cinquantesimo, non potevamo dimenticare quella che era stata la progettualità voluta per quel logo, e quindi abbiamo ripreso il nostro logo, però vi abbiamo messo lo sfondo più chiaro, più azzurro, che aveva scelto Anna, e abbiamo collegato la bellissima ginestra, facendola diventare per noi quasi una corolla di alloro. E quindi un ricordo, un applauso ad Anna, che è sempre con noi. Il suo compagno di vita ha lasciato un viva le donne, è dovuto andare via, ma viva le donne. Allora Rodolfo ci lascia un saluto, ci dispiace, però viva le donne, allora viva tutte noi. Grazie. Dal 2009 al 2011 è stata presidente Concetta Esposito. Concetta non è qui per problemi, di vari problemi legati alla famiglia, non è potuta essere qui, mi dispiace tantissimo, però con Concetta, io ero la sua segretaria all'epoca, celebrammo il 40° della sezione. E Concetta fece un grande lavoro storico, perché andò a ricostruire quello che era materiale un po' disparato, quasi perso, e ricostruì tutta la storia di 40 anni della Fidapa. Lei era molto orgogliosa, ci ha anche passato un piccolo CD che però non abbiamo potuto, perché poi la tecnologia va avanti, quindi quello che sembra ottimo da conservare poi si scopre che non è leggibile. Però Concetta veramente si impegnò anche per sistemare la parte amministrativa della nostra associazione, il conto corrente, il codice fiscale, tutte quelle cose per cui oggi la Fidapa è ben piantata a terra e possiamo festeggiare il 50° perché abbiamo avuto il 40° di Concetta, detta Imma, Esposito del Savio. Dal 2011 al 2013 ci sei anche tu, Anna Catogno, eccola qui, è stata presidente Anna Catogno. Allora Anna, adesso una lunga produzione tua su tutto il tuo piede. Un saluto a tutti, e la cosa che mi piace più ricordare dei miei 2 anni è aver avuto la possibilità di un concerto al teatro del Grande Hotel Cusisano, chiaramente organizzato dal maestro Stefano Giordano e da Celeste Immancabile, per un tributo a Whitney Houston. È vero, perché quell'anno, nel 2012, scomparve, nel febbraio del 2012, scomparve Whitney Houston, e questa figura, questa artista così potente, così grande e poi anche così fragile, ci sembrava giusto che potesse essere celebrata. E fu per noi un grande successo di visibilità, perché ci furono i Club Lions, tanti Club Lions di Roma, di Napoli, che vennero, per cui in un teatro gremito, era piena estate, era settembre, riuscimmo a fare la celebrazione a Whitney Houston. Adesso ascoltiamo una canzone, Serena Vinaccia, grazie Anna. Serena Vinaccia, Stefano Giordano, Whitney Houston, Saving All My Love For You.
Grazie Serena, grazie Stefano. E dal 2013, ci avviciniamo alla fine, dal 2013 al 2015 abbiamo avuto, allora, se si può dare un corpo alla FIDAPA di Capri, questo corpo è dato da Gianna Maria Lembo, cioè la persona di Gianna Maria Lembo e la FIDAPA di Capri. Quindi Gianna Maria, grazie. Dopo tante testimonianze di donne eccellenti capriste, io mi sento un po' intimidita, francamente. Però devo dire che ricordo i miei 2 anni di presidenza con grande piacere, perché sono stati 2 anni di amicizia e di grande sorellanza proprio nell'ambito della FIDAPA. Avevo come riferimento persone, donne eccezionali, però il mio direttivo di allora, Celeste vicepresidente, Marilena, Simona Staiano, mi hanno aiutato a fare delle cose bellissime, come i 2 premi che abbiamo dato, uno all'Istituto Alberghiero, ad un'equipe di cuochi che ancora adesso svolge il proprio lavoro nei migliori ristoranti e alberghi, anche di fuori di Capri, e poi quel bellissimo premio alle 3 stiliste capresi, che sono proprio, diciamo, un fiore all'occhiello per Capri. Tutte e 3 hanno continuato la loro professione, e adesso noi abbiamo qui la testimonianza di Amelia De Martino, che è quella che ci sta deliziando con gli abiti creati da lei. Spero che di essere ricordata come una presidente amica più che altro, e do un incoraggiamento alle giovani filapine che stanno entrando adesso nella FIDAPA a fare meglio di quello che abbiamo fatto noi, perché la FIDAPA è una grande associazione di sorellanza, di amicizia, ma principalmente per portare sempre avanti con degli eventi belli il nome di Capri. Grazie. Grazie Gianna Maria. E allora possiamo dare, mi fanno cenno, possiamo dare avvio alla seconda sfilata di Amelia De Martino. Dobbiamo fare forse un po' di spazio. Massimo, grazie. Thank you.
Presentare per nome le tue modelle. Martina Spinella. Crescianti. Lei si chiama? Amelia. Sì, si chiama Amelia. Che meraviglia. Anna Foglio. Alice Porta. Complimenti. Complimenti a tutte e a Amelia. Una promessa. La leggiamo al dito. Va bene. Ok. È una promessa. Grazie. Grazie a tutte. Siamo dal 2015 al 2017 e presidente è Tiziana Semonella. Tiziana per impegni di lavoro è fuori Capri, però nel suo biennio possiamo sicuramente ricordare un incontro, abbiamo visto anche prima dal video, un incontro bellissimo dedicato alla figura di Adriana Di Fiore, che ritorna sempre perché per noi è proprio una colonna importantissima. E in quella occasione c'è stato un lavoro di raccolta, un lavoro fatto con tecnica, precisione, con tanta eleganza, con affetto, con amore, da un giornalista caprese che noi vorremmo premiare questa sera o comunque dare un riconoscimento importante. Però io invito la mia past president, Marilena Striano, così arriva qui e poi resta anche per la sua testimonianza, perché la targa dovevamo consegnartela un po' di tempo fa e sempre per la pandemia. Io vorrei invitare Luciano Garofano qui. Grazie Luciano. A Luciano, la fidata di Capri per la professionalità e la preziosa collaborazione, ed è datata Capri 28 giugno 2019. Non siamo mai in ritardo perché ti vogliamo sempre con noi e quindi ci tenevamo tantissimo che tu fossi qui stasera con noi.
Grazie, veramente è una sorpresa, ora ho capito perché mi volevate qui per forza. Vi ringrazio veramente di cuore perché sai che amo stare dietro le quinte, non mi piace, non mi sono mai tirato indietro quando mi avete chiesto una mano e continuerò sicuramente a darvela e spero che ci possano essere tanti maschietti come me che vi possano aiutare da qui a oltre i 50 anni. Grazie davvero. Grazie Luciano, grazie, veramente di cuore. E siccome vi dicevo che dal 2017 al 2019 presidente è stata la nostra Marilena Striano, io adesso le do la parola. Grazie. Io ringrazio tutti e volevo dire che io sono nella FIDAPA da soli 11 anni. Ho sentito altre fidabine che sono nella FIDAPA da tanti anni. A me sono solo 11, però sono stati degli anni molto belli. E, ricordo per esempio i viaggi che abbiamo fatto con Gianna Maria, siamo stati a congressi distrettuali, congressi nazionali e lì vedevi come le donne veramente sono una forza. Ricordo un congresso nazionale a Taormina dove c'erano 700 donne e c'era un fermento veramente eccezionale e lì ci siamo resi conto di quanta forza c'è nelle donne e quanto le donne quando sono coese possono raggiungere dei grossi risultati. Per quanto riguarda il mio biennio, io sono un'insegnante e quindi mi sono dedicata un pochino, sono tornata un pochino a scuola, per cui mi sono dedicata ai bambini della scuola elementare e ho, insieme al mio direttivo abbiamo realizzato la Carta dei diritti della bambina. Ci ha aiutato tantissimo una ragazza che poi è stata premiata nel corso di pittura, nella mostra di pittura fatta in quegli anni, e Ambra Lembo. Non è più qua, però veramente ci ha aiutato tantissimo e ha fatto tanto per noi. La Carta dei diritti della bambina è stata accettata dai due comuni, dal comune di Capri e dal comune di Anacapri, per cui noi riprenderemo nuovamente questo discorso che avremmo voluto fare nei due anni con Maria Celeste, ma purtroppo le scuole, sapete benissimo quello che è successo nella scuola. Oggi la scuola si è riaperta. E noi siamo convinte che possiamo ancora una volta ritornare a scuola e fare qualche cosa per i nostri alunni, per i nostri figli, per i nostri nipoti. Grazie e auguri a tutti. Grazie Marilena. Poi dal 2019 al 2021 sono stata io presidente, sono adesso uscente e all'inizio del mio incarico abbiamo fatto appena in tempo ad installare sia nel comune di Anacapri che nel comune di Capri le panchine rosse insieme al Senato della Repubblica in tanti luoghi, dopodiché la pandemia ci ha bloccate. Però e qui è subentrata la forza delle donne, abbiamo avuto il coraggio di trovare altre strade e quindi io vi vorrei un attimo parlare di questo piccolo volumetto celebrativo, che non è solo un volumetto celebrativo ma è per noi il volume primo, speriamo che sia il volume primo di una lunga storia della FIDAPA, perché aiutate da Marianna Esposito Vinzi, una nostra amica parigina, abbiamo scoperto tante figure femminili della storia,
che si erano distinte, adesso ci parlerà Marianna anche in maniera più approfondita, della scienza, della tecnica, delle arti, e che erano state quasi dimenticate, alcuni profili veramente dimenticati. Per noi è stata una scoperta. E poi, quasi per gioco, un po' per gioco, così anche per, come dire, per, quasi per ingannare il tempo, avevamo pensato che la celebrazione del nostro 50° potesse essere collegata a queste figure, scegliendo l'albo d'oro delle nostre presidenti e affiancandole ad alcune di queste figure per attitudini, per gusti, per indirizzi professionali. Sembrava veramente un divertissement, come direbbe Marianna. Però poi ci siamo inorgoglite, perché innanzitutto abbiamo anche preservato la memoria di queste donne e poi le abbiamo scelte come se fossero per noi un faro, un indirizzo da seguire, un esempio da seguire. E quindi è nato questo volume, di cui adesso vi parlerà forse un po' più approfonditamente Marianna, che abbiamo in collegamento. Sì, grazie. Quindi ascoltiamo un attimo dalla viva voce da Parigi di Marianna Esposito Vinzi. Buonasera a tutte e a tutti, sono lieta e grata di essere con voi questa sera, anche se in collegamento da remoto. Sarò brevissima, solo pochi minuti, solo un saluto il mio, entro in punta di piedi in questa vostra bella serata che è la vostra festa. Siete in tante, splendide filippine caprese. Saluto la Presidente Maria Celeste Schettino, cara amica, e la ringrazio per questo invito che mi onora profondamente. Questa è la vostra festa, 50 anni di attività della FIDAPA Capri, un traguardo importante, costellato nel tempo da tante belle realizzazioni. Sono felice di essere socio onoraria a FIDAPA e molto, molto contenta di aver potuto contribuire alla vostra associazione da lontano con Donne nella Storia. Una rubrica nata per caso, da un'idea della nostra cara presidente e amica Maria Celeste, la quale aveva cominciato ad invitarmi a condividere con voi, e l'abbiamo fatto sia attraverso il canale di comunicazione Facebook, sia attraverso i molti messaggi WhatsApp, condividere con voi i miei profili di donne della storia. Donne che per me negli anni sono diventate un po' come figlie, se vogliamo, delle sorelle. Molte sono state oggetto di mie conferenze qui in Francia, altre lo saranno. Tra le tante, mi piace ricordare, presenti nella pubblicazione, la scrittrice George Sands e Mary Wollstonecraft, la pioniera dei diritti femminili, colei che ha aperto la strada alla riflessione sui diritti della donna. Sono 20 profili di donne che troverete nella mia pubblicazione. Occorreva fare una scelta, certo, tra tante mille splendide protagoniste della storia, tutte uniche, tutte degne di attenzione, di profonda stima e ammirazione. Donne che hanno fatto la storia, mi piace sottolineare quella con la S maiuscola, che hanno aperto la strada ad altre donne che sono venute dopo di loro, donne che hanno contribuito a disegnare il mondo di oggi e un po' forse anche quello di domani. Le donne proposte in questa pubblicazione sono state eccezionali. Eccezionali lo sono state nella misura in cui era necessario esserlo per poter essere visibili, per poter essere accettate ed apprezzate. Ebbene, io sono convinta che il loro esempio possa servire a sensibilizzare i lettori alla questione femminile, all'identità di genere, al ruolo, all'impegno e al valore delle donne nelle nostre società, affinché non sia solo uno sguardo rivolto al passato, ma soprattutto che sia esempio e trampolino di lancio per le bambine di oggi che saranno future donne nella storia di domani. Ecco, io vi saluto, vi lascio ai vostri festeggiamenti, auguro a tutti voi una splendida serata, viva la FIDAPA Capri, viva le donne! E il nostro volume è qui presente, desidererei che tutti ne riceviate una copia questa sera, però
prima di spostarci, perché la nostra festa adesso assume anche un carattere un po' più ludico, e prima di spostarci all'esterno dovrei fare dei ringraziamenti e dovrei partire assolutamente da una persona molto molto speciale, una giovane donna che addirittura non ha ancora neppure l'età per essere una filapina, ma che dentro è già pienamente filapina, perché si è spesa in una maniera meravigliosa, eccellente, per realizzare il nostro video, quel bellissimo video cinquantesimo che avete visto all'inizio di questa serata. E quindi invito qui Simona Di Maio. E invito anche Stefano Giordano, perché così Simona ci canta una canzone. No, è uno scherzo Simona, però noi desideriamo ringraziarti e non sappiamo proprio che parole scegliere. Allora abbiamo chiesto a un filapino, perché ce n'è uno che segue proprio a ruota, però ce n'è uno proprio storico, filapino per eccellenza, che è Stefano Giordano, e quindi lo invito qui, che ci ha seguito fin dalla Costituzione, per consegnarti questa targa che esprime tutto il nostro riconoscimento a te. Sei sicura di non voler cantare? Esprime tutto il nostro riconoscimento a te? Allora, ecco Steph. Sì, leggo la motivazione, la FIDAPA, sezione di Capri, ringrazia, se lo vuoi girare, Simona Di Maio, per l'abilità e la freschezza con cui ha realizzato il meraviglioso video cinquantesimo FIDAPA, con l'auspicio che questa esperienza possa per lei tradursi nell'avvio di un indirizzo professionale per una carriera di successo. 26 settembre 2021. Grazie. Grazie Simona, grazie Stefano. E poi a tutti coloro che hanno reso possibile questa festa, e innanzitutto dalla regia Alexa Mitrano, la Visual Capri di Felice Spinella, Bartolo Spinella, insostituibili, sono stati proprio il nostro braccio destro e il nostro braccio sinistro. E poi la Tascapri di Marcello Bottiglieri, con un particolare ringraziamento doppio, perché ne avevo uno arretrato, per Massimo Sposito e Fabio Albanese. E poi a due persone che hanno fatto una mission impossible, perché voi avete visto adesso il volume, che è bellissimo, realizzato, stampato, però noi abbiamo fatto una cosa che io non credevo potesse essere possibile, cioè l'abbiamo realizzato, stampato in un giorno, in una notte. Quindi ringrazio l'Emporium e soprattutto ringrazio Bruno Flavio e Manuela Schiavi, grazie di cuore, veramente. E ancora delle amiche, perché per me sono sorelle, minori, non so come dire, ringraziarvi, Anna Di Tommaso e Serena Vinaccia. Che sono proprio splendide. Splendide. Invece c'è una carriera avanti luminosissima, Andrea. Un applauso a Andrea Cataldo. Grazie. E ai due musicisti, Ciro Guidone e Stefano Giordano. Grazie a voi. A quella stilista di talento che abbiamo ringraziato prima, Amelia De Martino, ancora il nostro applauso. A Michele, che adesso sta un po' rimettendo i ferri del mestiere a posto. Grazie Michele, grazie per le fotografie. Vorrei però qui, e poi ci spostiamo fuori, perché ci sarà un momento istituzionale importante e un altro di divertimento, vorrei qui il mio direttivo uscente, perché io sono ancora presidente per qualche giorno, e insieme a me la past president Marilena Striano, la vice presidente Gianna Maria Lembo,
la tesoriera che è stato anche aiuto regista, non la vedo più, dove sta? Eccola qui, Concetta Spatola, grazie di cuore. E la segretaria che adesso sarà la nostra nuova presidente, Caterina Parace. E con tutto il suo nuovo direttivo io spero di riuscire a partecipare con te tutto quell'entusiasmo che ho avuto da voi. Grazie di cuore. Con questo omaggio floreale vogliamo ringraziare Celeste, che è stata un'ottima presidente per questo biennio e con la sua saggezza e con la sua calma ci ha guidato anche nei momenti di turbolenza, perché anche noi abbiamo momenti di turbolenza, non è che siano sempre rose e fiori, però lei riesce sempre a calmarci. Comunque questo è un piccolo omaggio da tutta la tua sezione. Grazie. Allora ci spostiamo all'esterno perché avremo un momento istituzionale che prego il sindaco di accompagnarmi in questo doveroso momento. E poi volevo chiedere ad Annalisa Di Tucci di distribuirvi le copie del nostro bel libro.